Per la prima volta nella storia dell'umanità non abbiamo una guerra in cui ci sono due stati, due fronti, l'Occidente e l'Oriente, il Nord e il Sud, l'Italia contro l'Inghilterra. C'è una guerra dichiarata da parte di un sedicente Stato islamico alla nostra cultura, alla cultura occidentale. In qualche modo non combattuta da una certa cultura nostra che nichilista, che disconosce le proprie radici, ha paura di dire e di confrontarsi in quanto occidentale, ha paura di dire che la propria cultura ha dei capisaldi ben precisi, ha paura anche di dire che la cultura occidentale, nel bene o nel male, è la cultura che ha dato più diritti, più libertà e più benessere rispetto a tutto il resto delle altre culture del mondo. Già dire questo fa venire la pelle d'oca in Italia. È politicamente scorretto dire che io credo che la cultura occidentale sia onestamente quella che ha sviluppato il maggior senso della persona, di rispetto dell'essere umano, rispetto a tutte le altre culture, rispetto per la donna, e tutti i diritti che nel nostro mondo si sono sviluppati. C'è una guerra a questo tipo di cultura. E l'Occidente mi sembra totalmente inerme, se non sulle gambe, pronto soltanto a manifestare il proprio dolore di fronte a queste efferatezze degli attentati che via via di cui abbiamo notizia, il proprio dolore, fare marce di solidarietà, magari armare la mano dei propri cittadini con gessetti colorati per fare i disegni nei luoghi degli attentati e basta, fino all'attentato successivo. Urge una reazione, prima di tutto una reazione di coscienza da parte degli occidentali tutti, ma anche dei governanti. Cioè, essere convinti che il nostro è un mondo con mille difetti in quanto una struttura umana, ma è un mondo che vale la pena di difendere. Lo scontro di civiltà, quello che in qualche modo con i ragionamenti che faceva Francini si prefigura, quindi la superiorità di una cultura, di una civiltà, l'Occidente rispetto ad un altro, è esattamente quello che i terroristi islamici vogliono. Noi, se diciamo che la nostra cultura è superiore, che la nostra cultura è più forte, che la nostra cultura ha radici più ampie, che la nostra cultura è democraticamente la migliore, la loro no, noi stiamo facendo il loro gioco e andiamo verso quello scontro che Ma tuttora Madonna, sta avviene, meglio da noi che tuttora che avviene. con Fammi l'Arabia Saudita, finire, per Francesco. favore, non ti ho Rispondi, interrotto. perché Tuttora non ti ho sennò la superiorità si basa su interrotto. questo, il Assolutamente. benessere delle persone, non Posso la violenza fisica. finire, posso Sì, finire. sì. Dobbiamo lavorare con l'Islam, con gli esponenti islamici, con gli esponenti delle altre nazionalità per Sì, però anche isolare, l'Islam deve essere un pochino più per tante isolare volte molto tiepido, insomma, ecco, quei quindi Beh, no, dobbiamo sì. isolare quel tipo, quelle frange, lo ricordava prima Faltoni. Noi abbiamo a che fare evidentemente con attentati che avvengono sia a Nizza e ci colpiscono a tutti in maniera terrificante, ma abbiamo attentati a Baghdad, 290 morti, quelli sono musulmani, non sono cattolici. Abbiamo attentati in Mali, abbiamo attentati in tutti i La paesi, Siria. in tutti, la Siria. Siria, abbiamo attentati in tutti i paesi dove i musulmani, se poi proviamo a In fare anche Siria un muoiono i conto, cristiani, non muoiono i facciamo, musulmani. facciamo un Comunque questo è conto. un altro Quindi se noi discorso. non vogliamo arrivare a buttarci le bombe atomiche, perché poi la fine è No, questa, eh sì. l'Occidente ha la bomba atomica e anche loro troveranno il modo di Non si averla, sa manco se non come. vogliamo portare il pianeta a radersi al suolo e ripartire da zero con altre persone, evidentemente perché si rade al suolo, dobbiamo Dobbiamo trovare una strada, sottomettersi e dire dobbiamo trovare ok, una venite pure. strada per arginare, sconfiggere con la diplomazia, con la Chiacchiere. democrazia queste Giusto. persone. Non possiamo pensare di armarci con le bombe nucleari degli Stati Uniti Ma piuttosto che chi ha dell'Inghilterra fatto e ci questo tipo di buttiamo. proposte? Quando tu parli di scontro di civiltà, No, io non tu parlo di scontro pregiudichi, civiltà. tu Io sei. dico che la mia civiltà, dove te puoi parlare di queste Benissimo. cose in Arabia Saudita, non l'avresti potuto dire. Bene, Io ma con questo non è un un problema mio, crocifisso questo al non è un collo problema in mio, Arabia Saudita non ma ci sarei questo non potuto è un problema andare. mio, E quindi questo non è un la problema mio, mia società è una questo società più non è libera. un mio Lo problema, ammetterai che la io mia è una società più libera? la mia Questo società non è lo quello, ammetti. la mia società è quello che La vive società dalle dove morte, vivi? permettiti, La perché la società mia dove società è vivi? laicissima, Vabbè, dove non si chiunque vuole sia ammettere, non sia, si vuole la mia ammettere società, l'oppio. credimi Francesco, Le è libera donne, delle la tue, le carissima donne amica per quanto mi Greta, riguarda. potrebbe andare al giro vestita così in Arabia Saudita? La No. carissima amica Quindi la mia Greta società è nella più tua libera e società si può sposare con continui. un'altra donna, facciamola anche Però, figli, ma dai. che sì, oggi Mettiamola, sì, la c'è una mia è legge, oggi c'è una ancora più legge, libera. oggi c'è La una mia è legge, ancora più c'è libera, una legge e lo può caro fare. Francini. Io vorrei far notare una cosa, Francini ricordava gli attentatori di Dhaka, io voglio parlare dell'attentatore di Nizza, occidentalissimo.
andava con le donne tutte le sere, beveva alcol quanto un matto, faceva le serate in discoteca in maniera esagerata, esagerata, quindi era, era proprio un occidentale liberissimo rispetto a quello che dicevi te. Eppure, parli di abitudini. Aveva delle abitudini, ragazzi. Io parlo di facciamolo finire. Dopo ti spiego cos'è la cultura. È uno che subriacava, quindi è occidentale. Ma ti rendi conto che stai dicendo? Se andiamo a vedere comunque tutte le stragi che sono successi, sono persone che non pregavano, non andavano in moschea, non seguivano la religione come si doveva. Tu dici però non sono riconoscibili dall'interno. Non sono riconoscibili dall'interno, ma non sono comunque, cioè in senso non posso trovarmi, oppure non c'è una persona che deve venire a confessarmi quello che doveva fare. Cioè è difficile, è come comunque, ho portato anche un esempio, come la mafia, non possiamo definire tutta l'Italia mafia, è impossibile. Perché ovviamente... Finisci. Perché ovviamente non c'è un mafioso oppure qualcuno che deve venire comunque a colpire in una zona, o va in chiesa a parlarne con il prete o con qualche altra persona. È impossibile.